Allora, io quando ho conosciuto Pupi Avati ero studente a Bologna, studente universitario, ho fatto 2 anni di medicina e poi dopo mi sono laureato in economia e commercio, attività dalla quale mi sono completamente dissociato dall'inizio, però per fare piacere ai genitori. Invece mi dedicavo molto alla musica jazz. C'era una persona che io adoravo, che era un certo Alberto Alberti, che è stato poi un grande manager di jazzisti famosi, di Miles Davis, di Coltrane e di tutti i più grandi jazzisti del mondo. Lui era appassionatissimo in un periodo in cui nessuno conosceva niente di jazz moderno, anche perché non c'erano libri. Si figuri che un disco, un LP, costava 4.200 lire all'epoca e io pagavo 6.000 lire di pensione a stare a Bologna al mese. Ecco, per dirle cosa poteva essere il prezzo, per cui io di dischi ne avevo pochissimi. Io questo Alberto Alberti l'ho conosciuto in una sala giochi biliardi e lo vedevo sempre che giocava con un altro, che era Pagnotta, che è il presidente, il capo di Umbria Jazz, che anche lui era studente e giocavano a boccette tranquillamente tutti i giorni. E io andavo là a giocare a stecca. E ho incontrato questo Alberto Alberti che mi ha detto: ma lui si occupa di jazz? Dico: beh, io sono un pianista di jazz. E dice: allora ti vengo ad ascoltare. E quando possiamo fare? Andiamo adesso alle 11 di sera. No? Dico: ma tu alle 11 puoi suonare? Sì, perché io stavo in via Zamboni 22, dove c'era un palazzo di 40 stanze. Io ero ospite di una signora che aveva questa locazione qui. E potevo fare quel che mi pareva, perché c'era posto. E ho cominciato a suonare e lui ha detto: sì, però io ti voglio far sentire dei dischi. E mi ha portato una trentina di dischi, beato lui, dove c'era Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Miles Davis, e c'era tutto quello che riguardava il jazz moderno. Dall'altra parte c'era il jazz tradizionale, dove c'era Nardo Giardina, che era un famoso trombettista, ginecologo, figlio di un primario di ginecologia, personaggio che ho rivisto pochi giorni fa in occasione di un film sul Bologna degli anni d'oro, e c'era varie Dixieland Band. C'è stato in un periodo in cui io mi sono innamorato di Bob Rookmeyer, un trombonista che era venuto con Jerry Mulligan a Bologna, sono impazzito e sono andato a comprare subito un trombone, ho cominciato a suonare il trombone. Malissimo, e siccome mancava un trombone nella banda Dixieland di Giardina, allora sono andato anche a suonare il trombone, ma il Dixieland a me non piaceva. L'altra banda rivale di quella era la banda Dixieland, dove c'era Pupi Avati, che era un ragazzino della Bologna bene, simpatico, molto piacevole, molto, molto affabile, e che suonava abbastanza bene, devo dire, il clarinetto là in mezzo. Noi consideravamo questi Dixieland minus quam merdam, come dicono i latini, insomma, no? Perché era una musichetta da 4 soldi per noi che ci consideravamo i puristi e i depositari E devo dire che eravamo odiati, ma anche invidiati e ammirati, noi che suonavamo moderna, perché poi io suonavo con Chet Baker, suonavo non so, che è venuto Thelonious Monk. Una serata abbiamo passato insieme con Monk suonando, lui e io, e ho suonato con Coltrane una volta in Belgio, un blues solo un pezzo che era venuto a trovare. Ho suonato con Charlie Mingus, ho suonato con un sacco di gente, per cui effettivamente con Don Byas, con moltissime persone, Jacques Pelzer, René Thomas, un sacco di musicisti di fama internazionale. E io facevo i festival internazionali. E Pupi invece ha inventato tutto, perché lui era, diciamo, prima era rappresentante di vestiti, e io sono andato a comprare una giacca da lui, mi ricordo, assieme a Maurizio Majorana, erano soci. E poi dopo passò alla Findus, dove era uno dei venditori più importanti, tanto è vero che l'ha messo subito in un posto dirigenziale. E poi capitò una cosa che ci unì, cioè una tournée teatrale di
una commedia di Massimo D'Ursi, Il Passatore, dove c'era Gianni Santuccio, Gianni Mantesi, Montini, Luigi Montini, c'era la Albertini, c'era un sacco di attori importanti, la regia era di Puecher, allievo di Strehler, famoso Strehler del Piccolo Teatro di Milano, e serviva una banda di tre strumenti a fiato, un trombone, una tromba e un clarinetto. Al trombone suonavo io, sempre male come prima, e al clarinetto c'era Pupi Avati. Pupi era impazzito in questo ambiente di teatro, no? Dove si svolgevano le prove, le scene, e questo gli ha fatto nascere un'esplosione di idee, e si è inventato la carriera del regista. Poi io sono andato a Roma a lavorare all'RCA, dove facevo l'arrangiatore e il produttore. E Pupi intanto era riuscito a persuadere un signore, un nano, che era facoltoso, un mediatore di animali, di bestiame, di roba per l'agricoltura, cioè, che decise di finanziare questo primo film di Pupi che si chiamava Balsamus. E a questo punto arriva l'incontro tra me e Pupi di nuovo, che venne a Roma e mi telefonò dicendo: voglio parlarti perché voglio farti fare la musica del mio film. Lui aveva tutta gente completamente sconosciuta, per cui è veramente un salto nel vuoto, un'opera di genio, perché uno si inventa il mestiere del regista, si inventa il mestiere dell'autore di film, si inventa il mestiere di sceneggiatore e produce un film. Si inventa anche dei rapporti con la finanza per poter riuscire a combinare questo film e riesce a produrre questo film. Dall'altra parte io sognavo di andare a Hollywood, più che altro sognavo di andare a Broadway per fare i musicals, tipo Rogers, Gershwin, Cole Porter. Questo era il mio sogno e poi l'idea di fare musica da film. Però l'occasione non veniva. Arriva Pupi Avati che dice: voglio proporti questo film. Mi ricordo, era una sera d'estate e mi parlò di questo film Balsamus. La cosa più importante da dire è che Pupi Avati, nel raccontare i suoi film, è un genio. Se lei ascolta il racconto di un film di Pupi Avati, va in tilt proprio. È proprio, entra in questa, mondo magico inventato da lui, che è una cosa incredibile, per cui un entusiasmo alle stelle, soldi pochissimi o zero qualche volta, grandissimo entusiasmo e grandissima collaborazione. In questo clima abbiamo fatto Balsamus, che è un film che andò malissimo purtroppo, dove io feci una discreta colonna sonora. E poi seguì Thomas, l'indemoniati, hanno voluto chiamare l'indemoniati, che era una cosa un pochino meno, un po' strana così, però insomma, che mi ha dato il destro di fare delle discrete musiche. E poi cominciarono i film più grossi, La Mazurka del Barone a Santa, Il Figlio Fiore, con Tognazzi, per cui Tognazzi amò molto la mia musica in quel film, mi ricordo, e io ero molto molto contento di procedere in questa situazione.